soprattutto in vicende, diciamo, processuali, sportive, è la più informata, e ne gliene diamo atto, ha scritto quello che ha scritto, che rischiavamo, il Catania rischiava altri 15 punti di penalizzazione. È anche vero che fra le righe ha scritto dopo che non già aveva pagato e non poteva pagare. Però voi mi insegnate che quello che si legge, e in ogni caso non tutti hanno dimestichezza giuridica in questo, per cui la lettura è il Catania avrà altri 15 punti di penalizzazione. E capite, cioè, di sicuro noi abbiamo dovuto fare un intervento con la squadra, con tutti, per spiegare quello che poi realmente non è ancora successo, perché la richiesta della procura, ancora una richiesta, deve essere, probabilmente accadrà. Quindi io posso rispondere della mia reazione personale. Per l'esperienza che ho rispetto a determinate cose, ma è normale che un allarme rosso importante si era acceso. E non vogliamo dare giustificazione a questo rispetto a come è stata affrontata la gara domenica, però stiamo parlando di uomini, stiamo parlando di ragazzi, e se a me mi chiamano anche persone titolate, che erano preoccupate, figuriamoci se non erano preoccupati i ragazzi. A lei. Disastroscio per il direttore Pedino. Una notizia carina e positiva, gli auguri di Romano Fogli, nostro indiscusso campione, che segue le vicende del Catania, l'abbiamo avuto in diretta in collegamento telefonico e si augura che quanto prima il Catania si assesti a una situazione di classifica quanto più tranquilla e anche per il gioco stesso. E a questo punto vorrei dire che tutte le squadre normalmente dopo il rush di natalizio e quindi i nuovi acquisti di gennaio si amalgamano il gioco e si tolgono magari quelle idee di stantio, del gioco stantio che magari fa sì che le altre squadre bloccano le pedine più importanti di una squadra, come è successo in realtà, perché la disamina che tu dicevi prima. E che cosa è successo? Che bloccando i nostri terzini d'attacco, che sono il più forte del campionato, il Catania si è un po' sgonfiato nel gioco poi di pressione e questo è avvenuto. Con le nuove pedine, tu pensi che si può un po' rivalutare questo gioco abbastanza copiato, diciamo, anche da altre squadre e dare un po' di verve nuova per arrivare nel rush finale che ci aspettiamo tutti? Ma noi le valutazioni nostre tecniche, come detto, sono state tutte orientate alla costruzione di un Catania forte nel tempo. Naturalmente a questo punto di campionato ci conosciamo tutti, quindi tutti sappiamo come andare a colpire l'avversario e quindi aumentano le difficoltà. E probabilmente noi oggi, diciamo, siamo un attimo un po' di difficoltà perché è vero che abbiamo pedine importanti, ma purtroppo non utilizzabili perché fino a domenica avevamo cinque giocatori importanti fuori, dove ti costringono in questo momento magari a non avere quel rendimento tecnico, tattico che vorremmo. O che potremmo avere, perché quando rimangono giocatori importanti, sono tutti importanti, ma se non hai competizione, se non hai possibilità di ricambi, o quantomeno, domenica noi avevamo in panchina 99, 97, cioè eravamo, diciamo, non perché sminuire il valore dei ragazzi, perché se sono stati inseriti nel gruppo di prima squadra vuol dire che hanno delle qualità e delle capacità, però naturalmente l'allenatore non aveva tutte le frecce sul proprio arco per poter eventualmente sopperire a questo che le ha detto. Quindi più avanti si va, più difficile diventa, perché aumentano le tensioni, aumentano, come devo dire, le capacità dell'avversario di poterti bloccare, perché ti conoscono, come noi guardiamo gli altri guardano noi, e naturalmente diventano fondamentali le soluzioni alternative, ed oggi noi purtroppo non abbiamo tantissime soluzioni alternative.
Sì, sempre per il direttore Pitino. Negli ultimi giorni ci sono state le vicende giudiziarie che hanno riguardato Pulvirenti, quindi la proprietà del Catania. E c'è ovviamente timore in città su quelle che possono essere le ripercussioni di carattere economico, patrimoniale di questi fatti sul futuro del calcio Catania. Lei cosa si sente di dire? Se può rassicurare i tifosi e appunto fare un attimo di chiarezza su questo passaggio che è molto delicato. È un passaggio delicatissimo che lei accennava e quindi non, al di là del fatto che fino a 2 giorni fa ci siamo occupati proprio di campagna trasferimenti e io personalmente con Ferrigno siamo stati fuori e quindi le abbiamo seguite così come voi dall'esterno e quindi non abbiamo avuto modo neanche di entrare nel merito, a parte il fatto che a noi compete fino a un certo punto. Il compito nostro era quello di sgravare la società di quei contratti di cui accennavamo prima, che se no potevano essere pericolosi per il futuro della sopravvivenza del Catania, e di cercare di fare quell'operazione di mercato che abbiamo fatto per dare continuità. Il resto, ripeto, siamo uomini, non siamo insensibili, però rispetto a quello che potrà accadere, che oggi non coinvolge, cioè non coinvolge il Catania Calcio, non possiamo dare nessuna risposta, non perché ma perché onestamente non sappiamo realmente come stanno le cose. La parte amministrativa se ne occupa chi di dovere, probabilmente chiederete a loro quello che c'è da chiedere. In relazione invece alla partita che vi attende contro il Lecce, è corretto dire che tutti, allenatore, giocatori, sono sotto esame per una partita che insomma, dovrà essere interpretata da Catania e insomma, fare veramente mettere il cancellino su questa partita di Ischia davvero inguardabile. Ma noi siamo sotto esame dalla prima giornata, perché chi fa calcio è sotto esame tutte le settimane. Quindi riteniamo di avere oggi una capacità di analisi e di sintesi che ci consente di essere sereni e tranquilli nelle valutazioni, perché ci rendiamo conto che, lo sappiamo, noi siamo tutti i giorni sotto esame, sotto tutti i punti di vista. Quindi questo qui lo sanno anche i calciatori, perché gli è stato sempre detto per continuare a vestire la maglia del Catania c'è bisogno di avere delle qualità a 360 gradi. Se sono state fatte delle scelte oggi è per questo motivo, e se saranno fatte in futuro sarà per questo motivo, perché noi abbiamo il dovere di dare il massimo e quindi siamo tutti i giorni sotto esame, ma non ci preoccupa questo assolutamente. In conclusione, due domande. Una, se è possibile rivedere la squadra sotto le curve a fine partita e se no, qual è il motivo? E se Ramos e Piermartieri fanno ancora parte del progetto tecnico del Catania? Ma io mi auguro di vedere la squadra sotto le curve tutte le domeniche, perché vuol dire che vinciamo, perché purtroppo quando non vinci è vietato, e questo non è per mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi, ma perché è proprio espressamente vietato quando ci sono contestazioni, quando potrebbero esserci, fare questi passaggi. Quindi noi saremmo lieti e contenti, a maggior ragione ora, con diciamo, la testimonianza di avvicinamento che c'è stato da parte dei tifosi, essere più vicini. Tant'è vero che noi domani faremo allenamento a porte aperte, purtroppo qui purtroppo, a Torre del Ghiaia, purtroppo ci dispiace, perché chi vuole assistere deve fare un po' di strada, però abbiamo deciso di fare porte aperte qui a Torre del Griso, come già annunciato più volte, perché al Massimino non è possibile, e quindi non vogliamo assolutamente allontanarci da quello che è la realtà, dal confronto tecnico, dal confronto quello che è del campo. Il resto non ci interessa. Noi vogliamo anzi vivere tutto ciò. Su Ramos e Piermartieri? Su Ramos e Piermartieri
Sono due calciatori, Pirmateri diciamo, è volatizzato, è andato via prima delle vacanze di Natale e non abbiamo più notizie, quindi lì sarà chi di dovere si occuperà del caso. Ramos è un giocatore che purtroppo per motivi diciamo, di valutazioni tecniche, secondo noi è stato supervalutato, non rientrano in quelli che sono gli obiettivi nostri e si cercherà di risolvere queste altre due situazioni che anche queste oggi pesano sul Catania Calcio, ma nel migliore dei modi come abbiamo fatto con tutti gli altri. Grazie. Grazie a voi.